Napoli siamo con Giuseppe Volpecina, l'eroe della presa di Torino. Quel terzo gol, che sensazione ha a 30 anni? Bello segnare in fuorigioco a Torino, mai più successo dall'86 ad oggi. Abbiamo sempre subito, però quella volta lì diciamo che abbiamo strappato noi qualcosa. Forza! Napoli! Giuseppe! Ed è stata una giornata, una vittoria straordinaria. Il più importante della storia del Napoli e la partita più importante perché dopo la vittoria di Torino, la stravittoria se si può dire, abbiamo fatto una, diciamo, abbiamo allungato, consapevoli di essere forti. Questa partita fu studiata anche da Piero Angela per Quark, l'unico torto arbitrale della storia della Juve. Hanno subito qualcun altro. Questo è stato diciamo quello che si è messo più in evidenza, perché è una partita importante. Ma Giuseppe, quanto è stato importante la componente di avere tanti napoletani in rosa? Moltissimo, moltissimo, veramente è stato molto importante, perché non è che dai qualcosa in più, perché anche gli altri hanno dato il massimo, ma tu esci dal campo sempre stremato, sempre che hai dato tutto, dato proprio fino all'ultimo goccio di sangue, perché dovevamo vincere, ci tenevamo a vincere, sapevamo che potevamo restare nella storia e abbiamo dato veramente più di quello che avevamo. Ma quando sentivate dei cori in campi tipo Bergamo, Verona? No, noi pensavamo a giocare, se pensi ai cori, all'inizio ti dà fastidio. Però da giocatore campano avverti una... Sì, da fastidio, perché sono delle cose cretine e fortunatamente non sono in tanti. Però dopo, quando inizia la partita, non puoi pensare a certe cose, devi pensare al soldo, devi essere concreto e devi... Anzi, dai ancora di più, ti danno carica, quindi vanno anche contro i loro interessi, che li fanno, tra virgolette, incazzare più di qualcosa. Perché poi dopo loro soffrono quando i bastoni nel campo, e quella è la migliore vittoria. Secondo me uno di quelli che si incazzava di più era Diego. Diego sempre, era sempre il primo, era sempre davanti a tutti, non aveva paura di niente, nessuno si lasciava così, come dire, condizionare da niente, quindi era un vero trascinatore. Giuseppe, una tua opinione su quello che è successo oggi, sull'accesso negato allo Stadio San Paolo? Io sto ancora sul punto, non ho capito bene chi è che ci ha negato questo accesso. Noi siamo stati con il sindaco, con l'assessore, ed era tutto ok. Ci hanno dato l'ok per andare in campo, sulla pista, fare un giro. Niente, non dovevamo fare niente di particolare, perché sono un ricordo. Erano anche le 17 circa. E 47. Quindi era anche il momento giusto. Però non ho capito perché non hanno aperto i cancelli. Devo dire, non so chi accusare, perché non so di chi è stata la colpa, il divieto che l'ha messo, però secondo me hanno fatto una brutta fine. Ma pensi che questo Napoli con questa gestione possa arrivare presto a festeggiare un terzo scudetto? Non il vostro, che è bellissimo, però. Ah, il Napoli ha dimostrato che sul campo è una squadra molto forte, oltre di qualche volta delle partite di così, non giocate molto bene, abbiamo messo i punti con le squadre di bassa classifica, però non è lontano da conquistare qualche cosa. La squadra gioca bene, i giocatori sono importanti, qualche ritocco, qualche rinforzo, non ritocco, perché questi giocatori meritano tutti quanti di essere riconfermati, però hanno bisogno di altri sostegni. Giuseppe, quando il Napoli ha vinto lo scudetto non ha mai perso in casa. Credi che la differenza quest'anno abbia fatto proprio quello, visto che il Napoli in trasferta ha fatto più punti di tutti, ma in casa è caduto più volte, sia della Juve, della Roma? Sì, va bene, oggi i punti in casa e fuori casa comunque sono sempre 3 punti, però sul proprio terreno noi non abbiamo mai perso, però no, hanno vinto molto fuori casa, hanno vinto molto in trasferta, però c'è stata anche la Juve, ha fatto... viaggiava a 1000 all'ora, è anche difficile sostenere un certo passo.
Ma voi quando è che avete capito quell'anno che era un anno diverso dagli altri? Sì, quando abbiamo giocato a Torino, ma non perché abbiamo vinto. Non perché abbiamo vinto, perché quella partita l'abbiamo stravinta. L'abbiamo massacrati, abbiamo avuto 10 palle di gol. Ecco, ok, ringraziamo. Cosa fosse sarebbe stata la tua carriera senza quel gol alla Juventus? Ma la mia carriera sarebbe andata avanti comunque, però mi ha reso più famoso e immortale per i tifosi dell'Aula. Un aggettivo per Maradona. Sì, arrivo. Un aggettivo per Maradona, per definire Maradona. Genio, è un genio. È stato un genio. Ringraziamo Giuseppe Volpecina, per sempre Napoli, Marco Bruttapasta e Walter Vitale.